Idioti, idioti, idioti. Allora, a Roma si dice la madre dei cretini è sempre incinta. Nonostante il calo delle nascite, non c'è un calo dei cretini. È una razza che si perpetua, come gli scarafaggi e i topi di fogna. Prima cosa. C'è una svedese che mette un link che parla italiano, un video che parla italiano, niente di eccezionale, è un po' carina, brava, bravissima, sei proprio brava. Allora, un conto è la lingua italiana, un conto è la topa. Non so se capite, topa, lingua italiana, capacità avere, tira più un pelo di topa. Che un vocabolario intero imparato a memoria, anche se non si dovrebbe imparare i vocabolari. Commenti. Tu che sei di lingua anglosassone, svedese, una lingua germanica, anglosassone si riferisce all'inglese, che è anche una lingua germanica, ma non per questo, per la proprietà, se l'inglese è una lingua germanica, non è detto. È una lingua anglosassone, ma anche germanica. Non ho detto che tutte le lingue germaniche siano anglosassoni. Gli dici, guarda, non è. No, ma io mi riferivo solo anglo, perché invece è sassone. Ma che cazzo sta di? Si dice sempre a Roma. Lo commenti? Ti mandano a fanculo. Strozzo, come ti permetti? Palala, tua madre è così, tua cugina è colà. Questa è l'Italia dei cretini. Idioti, Italian stereotypes, per tutto chiaro. Andate a vedere i commenti che stanno sotto, se non li avrete vedati. Come fanno a esserci dei commenti regionalistici e razzisti in questo modo? Vanno levati! Io quando vedo dei commenti idioti, irrilevanti, stupidi, li levo. Può essere anche contro di me, lo lascio. Uno, non ci devono essere parolacce. Secondo, deve avere senso. Un commento a mio favore, che non ha senso, bravo, non frega. Mi devi dire perché sono bravo o perché non sono bravo. I commenti idioti non servono. Chiaro? Quindi il 99% dei commenti su YouTube andrebbero presi e buttati direttamente nella spazzatura. I cretini. È pieno di cretini. Sto su un sito di per conoscere gente, di incontri. Parli con una persona, ciao, mi chiamo Tata. Vuoto. Vuoto. Allora, scusa un secondo, fammi capire. Tu prima inizi a una chat e poi non rispondi. È come se io alzassi la cornetta del telefono e non parlassi. Qual è il senso di tutto ciò? Non lo so, oppure c'è un senso. È la conferma della dilagante idiozia. La gente ha paura degli altri. Vuoi praticare inglese? Sì, ci sentiamo su Skype. Apri la come. Perché mi hai chiamato? Non lo so. Vogliamo giocare? Vogliamo mangiare una pizza insieme su Skype? Non lo so, cosa vogliamo fare? Forse 5 minuti prima abbiamo detto che facevamo una prova di inglese, parlavamo inglese? Oppure ne negli altri 5 in questi 5 minuti ti hanno resettato il cervello? Si è spento il cervello e non ti ricordi di cosa stavamo parlando? Idioti, idioti, idioti. Parliamoci chiaro. Questa c'è una grande, grande sopportazione per l'idiozia e pochissima sopportazione per una persona che dice le cose vere. Prendi una persona. Su ShareTalk, correggila e si incazza. Prendi una persona, fagli dire tutte le puttanate in italiano sbagliate e sarà tua amica. Ti
Poi, no, ma io ho tanto tempo che studio la lingua, però ancora non ci riesco. Sti cazzi che ci riesci, parli come un idiota e non vuoi essere corretto? Oppure io posso, scusa, scusa, prego, ma potrei gentilmente con il tuo onorevole, permesso correggerti? Perché le persone se la prendono, sono troppo sensibili. C'hanno 40 anni ma non vogliono essere corrette. Andate a cagare tutti. Vuoi imparare? Fatti un culo così. Vuoi imparare? Sì, imparare. Sì, corretto. Come ti comporti? Sì, corretto da qualcun altro. Sì. Ok? Non vuoi essere corretto? Sti cazzi. Vai su ShareTalk, scrivi le tue cazzate, te le impari, le usi, continuerai a usarle. Poi anni e anni, come lingua parli? Italiano. Parli italiano? Ma io l'italiano non lo parlo. Scusa un secondo, qui c'è scritto italiano. Ma non puoi parlare inglese? Qui c'è scritto che tu parli inglese. Ah, chiaro, perché se tu scrivi che parli italiano e non lo parli, va bene. Se io scrivo che parlo inglese e non lo parlo, è colpa mia perché ho scritto quella lingua e non la parlo. Stronzi! Che poi quando usi la loro stessa logica, dicono, ma questo è sbagliato, giusto? È sbagliato. Sto facendo esattamente quello che fai te. Ed è sbagliato. Secondo te che lo sto facendo a fare? Per dimostrarti che è sbagliato? Oppure perché negli ultimi 3 minuti sono diventato un idiota come sei tu? Lingue. Volete che metti in testa che non si imparano lingue chattando su Facebook, chattando su ShareTalk, ma si imparano lingue sentendole e in secondo luogo parlandole? Volete metterlo in testa che le lingue non si imparano per iscritto? È artificiale. Ci sono poche lingue che si possono imparare per iscritto e anche quelle è l'estrema ratio, cioè lingue dove la scrittura e la pronuncia coincidono abbastanza e non ci sono grandi. Io ho imparato abbastanza il greco, però dopo l'ho sempre usato e l'ho sentito, perché all'epoca non potevo sentirlo. Adesso c'è internet. Sentitelo. Ok, beh, questa era una bella introduzione su gli idioti, il regno degli idioti. L'idiozia ha una capacità dirompente, entra dentro noi come il cibo junk food, il cibo grasso, ci attrae, c'è il fascino, proprio l'ho scritto, il fascino indiscreto dell'idiozia. In un mondo di idioti, una persona che è normale, non dico un genio, normale, che ha un minimo di buon senso, viene visto come un alieno. Che cazzo vuoi? Oh, che commenti? Ma che cazzo ti permetti di commentare le nostre stronzate? Le nostre stronzate hanno diritto di esistere. Sono più importanti di qualsiasi cosa che abbia senso. Perché lo stronzo ha bisogno di... È come lo stronzo. Pezzo di merda, deve puzzare, deve mettere la sua stronzaggine in giro. Chiaro? Questo è il concetto dello stronzo. Arrivederci.